possiate passare dai crinali dell'ascolto ai crinali scoscesi della prassi. Non state alla finestra a guardare ed applaudire il corteo che si snoda sotto la vostra finestra, ma sporcatevi le mani. Se date ascolto ai tanti suoni diurni, sono convinto che voi la pace, prima di darla agli altri, ve la sentirete sgorgare nel cuore, come un fiume di acqua viva. Vi auguro che possiate godere di questa pace ed essere non passivi ricettori di quello che avviene, ma davvero protagonisti, a costo della pelle e a costo della vostra stessa vita. Protagonisti, spendetevi per questi ideali, ne vale davvero la pena. In realtà questa avventura inizia proprio da un sogno. 14 anni fa Angelo Affinita pensava che con l'impegno il sogno può diventare una realtà. Pensava di poter cambiare le cose, di costruire un futuro diverso partendo dai giovani.